Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Siamo finalmente qui a discutere in analisi, in maniera molto molto spoilerata, della trama di Animali Fantastici e dove trovarli. Quindi se ancora non avete visto il film, vi impedisco categoricamente. Non dovete... cosa ci fate ancora qui? Andate via, non vi voglio qua. Ho già fatto un video per chi volesse, totalmente no spoiler, per chi volesse appunto un'opinione sul film. Mentre invece per tutti gli altri che sono rimasti e che hanno visto il film, guarda che ti ho visto, non hai visto il film, vai via perché poi ti rovini una roba bellissima. Cominciamo. Comincio che vuol dire che fare questo video di analisi è molto difficile per quest'opera, perché trattandosi di un film non ho un libro sotto le mani da poter consultare, sfogliare, quindi devo andare tutto a memoria e ricordarsi ogni singolo particolare di 2 ore di film, per quanto l'abbia visto l'altra sera, non è così facile. Quindi se mi dimentico qualcosa, perdonatemi. Cominciamo dall'inizio del film. Uno dice, ah, ci sarà il cameo di Grindelwald, chissà quando lo vedremo. Proprio così, me lo butti in faccia, sbatto le palpebre 2 volte e me lo sono perso. Vediamo appunto Grindelwald, visto soltanto di spalle ovviamente, che sta combattendo contro un gruppo di maghi, fa il culo in maniera che proprio agita 2 volte la bacchetta su tutti per terra. E poi inizia questa sequenza di giornali che ci aggiorna su quello che sta succedendo nel mondo. E io voglio soltanto dire che Yates aveva detto che non avrebbe più fatto questa cosa delle sequenze dei giornali, perché siccome l'aveva già fatto nel film di Harry Potter e tutti si erano lamentati perché hanno detto è una stronzata, lui ha detto, ah sì, ho fatto un errore, non lo farò mai più. Tac, ho detto, vabbè. Però io non mi lamento perché, boh, ritengo che sia comunque un metodo molto veloce e semplice per riassumere in fretta un sacco di eventi senza dover andare a spiegarli in dettaglio, perché comunque così ci facciamo rapidamente un'idea di quello che sta succedendo nel mondo e possiamo partire subito verso l'America, dove vediamo per la prima volta questa nave su cui sta arrivando Newt Scamander, che è seduto con la sua valigetta. E devo dire che, non lo so ragazzi, ma io la prima volta che ho visto Newt mi ha fatto subito, non una tenerezza, ma una simpatia incredibile. Cioè tu appena vedi Newt non puoi non provare simpatia verso di lui. Cioè tu dici, lo guarisci, voglio essere tuo amico per la vita. Ti prego, andiamo a prenderci qualcosa da bere, perché io voglio conoscerti, ti prego, raccontami della tua vita perché sei fantastico. Poi sto ciuffettino ribelle, non so, mi fa proprio simpatia. È un personaggio che ti mette subito simpatia e non ha come non piacerti. Sbarca, fa tutti i controlli, inizia a girare per New York e arriva davanti a questa banca dove c'è questo gruppo dei secondi salesiani che sta tenendo un comizio. Comunque c'è questa donna che è a capo del gruppo, Mary Lou si chiama se non ricordo male, che sta parlando della minaccia imposta dai maghi, dell'esistenza dei maghi, sul fatto che nessuno sa che i maghi esistono ma loro controllano tutti, e praticamente urla complotto. Qui Newt sbatte contro Jacob, si scambiano la valigia senza rendersene conto, e mentre Jacob sta salendo le scale, dalla valigia di Newt sbuca fuori lo snaso, e dato che Newt vede lo snaso che è scappato, cerca di salire le scale, ma viene fermato da Mary Lou, che fa, dice questa battuta che, cioè io non mi aspettavo questo, è stato bellissimo, perché Mary Lou lo guarda e fa a Newt, ah, sei tu un cercatore della verità, e Newt la guarda e fa, veramente sono più che altro un cacciatore, scusa, devo andare, e io ero tipo, aspetta, hanno appena fatto una battuta sul 15, è fantastico, non me l'aspettavo sta cosa. Nella banca scopriamo appunto che Jacob sogna di aprire una pasticceria perché lavora in una fabbrica di scatolame, e questa cosa lo distrugge, cioè proprio, è il classico... come dire, il classico operaio della classe medio-bassa, anzi bassa in questo caso credo, che è costretto a una terribile situazione, appunto a dover vivere in quelle terribili catene di montaggio che erano le fabbriche degli anni 20, sia in America che in Europa. Se qualcuno ha visto Tempi Moderni di Charlie Chaplin sa di cosa sto parlando, che sogna appunto di poter aprire questa pasticceria perché è il suo sogno, e penso che si capisca che gli piace un po' mangiare. Jacob tra l'altro trova un uovo di Newt che lui aveva dimenticato sulla panchina, che inizia a schiudersi mentre è in tasca da lui, mentre appunto Newt sta cercando in tutti i modi di recuperare lo snaso, e c'è questa scena molto carina secondo me di Newt che insegue lo snaso, e c'è lo snaso che è davvero, lo snaso è tenerissimo ragazzi, è una spalla comica stupenda, con lui che va in giro, scappa, si infila sotto le credenze, ruba dalle borsette delle signore, e ruba i gioielli, tutto quanto, è una scena bellissima. Jacob ritrova Newt, fa per consegnargli l'uovo, soltanto che qua Newt fa la cosa peggiore di tutte, tipo lo prende, lo smaterializza con sé, proprio cagando sopra tutte le regole dello statuto internazionale di segretezza, la serie bitch sono Newt Scamander, faccio il cazzo che mi pare. Recuperato lo snaso si smaterializzano fuori, Newt sta per cancellare la memoria, come è giusto che sia, a Jacob, ma questo gli dà tipo una valigiata in testa e se ne scappa via.
Newt viene raggiunto da Tina, appunto, che si scopre essere anche lei una maga e che deve portarlo appunto all'accusa perché ha infranto la legge, ha fatto una gravissima infrazione dello Statuto Internazionale di Segretezza. Arriviamo al congresso magico americano, il MACUSA. Una cosa che mi è piaciuta del MACUSA è stato anche quel grande orologio che c'era al centro che indicava i livelli di pericolosità che c'erano nella città. Mi ha ricordato molto l'orologio della signora Weasley per il fatto che appunto era un orologio che però non indicava le ore, ma una questione totalmente diversa. Tina porta Newt dal Ministero della Magia americano, dalla presidentessa del consiglio, non mi ricordo, sì, dalla presidentessa comunque. Solo che qui capiamo che lei non viene più vista molto bene perché ha commesso qualcosa, ha fatto una certa infrazione che l'ha fatta allontanare dal ruolo di Auror, cioè lei è un ex Auror. E qui capiamo comunque che il personaggio di Tina non è proprio tutto rose e fiori, c'è qualcosa di, non per forza oscuro, ma qualcosa è andato storto nel suo passato. Tina mostra la valigetta che però si scopre essere quella di Jacob perché i due se la sono scambiati senza rendersene conto. Quindi Tina viene allontanata, si porta Newt dietro e capiscono che devono ritrovare il prima possibile Jacob perché è un baballo che tiene con sé una valigetta piena di mostri magici altamente pericolosi. Nel frattempo a casa di Jacob la valigetta comincia ad aprirsi e le creature iniziano a fuoriuscire. C'è questa creatura che si lancia su di Jacob, di cui non ricordo il nome, era quello che sembrava uno straccio per i pavimenti con tutti i tentacolini, ma non mi ricordo il nome purtroppo, che appunto si lancia su di lui. Le altre creature escono, spaccano tutto quanto, fanno un bordello assurdo, quindi Tina e Newt riescono a ritrovarlo. Arriva Newt, salva Jacob da questa creatura, che a quanto pare, qua dicono una cosa molto importante e ricordatela perché ci tornerò parecchio un po' dopo nel video, sul fatto che, dato che Jacob è stato attaccato da questa creatura, dice che Jacob è ipersensibile, probabilmente per il fatto che è un babbano, al morso e al veleno di questo animale e quindi deve curarlo. Tra l'altro fa questa battuta sulle fiamme che escono dall'anno che io non mi aspettavo, cioè non mi aspettavo una battuta sulle scoregge, perché essenzialmente quello che mi facesse ridere tra l'altro in un serie film, ma in quel contesto era perfetta, cioè proprio mi sono schiantato dalle risate. Dunque Tina decide di portare Newt e Jacob a casa sua e qui conosciamo anche il personaggio di Queenie, sua sorella. Ora, voglio soffermarmi un attimo a parlare della relazione fra Queenie e Jacob. Perché, arrivato alla fine del film, io mi sono chiesto, cioè non era un'osservazione, proprio mi sono fatto la domanda, ma la relazione tra Queenie e Jacob è forzata o no? Perché, a una prima occhiata, uno dice, ah ok, sembra è proprio il classico, loro si conoscono, si vedono, dopo neanche 24 ore sono già lì che si sbaciucchiano e sono innamorati. Ma non è propriamente così, cioè sì, è così ma con delle ragioni ben specifiche, non è assolutamente una forzatura. Perché Queenie è una legitimens, quindi può leggere nel pensiero delle persone, questa è una cosa che ricompare un sacco di volte durante il film. E il fatto è che lei, appena vede Jacob, rimane completamente colpita da due fattori. Prima di tutto perché è un babbano, anzi un nomag, e quindi è davvero un uomo che lei non ha mai conosciuto, perché lei lo dice io che lei non ha mai avuto a che fare con un babbano, cioè non ha mai parlato con un babbano, perché ovviamente i babbani è circondata dai babbani, però non si è mai ritrovato così stretto contatto con un babbano che sapesse del fatto appunto che lei è una maga. Ma soprattutto lei riesce a leggergli nella mente e lei sa esattamente in un attimo che tipo di persona Jacob è. Quello che intendo dire è che mentre normalmente due persone magari, sai, dovrebbero prima cominciare a uscire, conoscersi, discutere molto per riuscire a capire che tipo di persone siano l'un l'altra e per capire se ci potrebbe essere qualcosa tra di loro, quindi non ha bisogno di tutto questo. Lei può guardare direttamente dentro di lui, cioè lei ha già la recensione pronta per capire che tipo di persona è. Quindi sa già che Jacob è un uomo davvero meraviglioso e dal cuore puro, perché lo può notare e non può mentirle. E tra l'altro ho apprezzato davvero tantissimo anche il fatto che Jacob quando la vede rimane folgorato. E qua vabbè, non possiamo, è un uomo, c'ha un pene, non possiamo dirci nulla. È ovvio che chiunque davanti a Alison Sudor rimarrebbe folgorato in quella maniera davanti a una simile bellezza. E ho apprezzato un sacco il fatto che Queenie abbia detto: ah sì, non ti preoccupare, quello che pensano tutti quando mi vedono. Perché era ovvio, cioè io mi sarei credo offeso se non avessi fatto quella cosa, perché era ovvio che Jacob in quel momento stesse avendo dei pensieri sessuali su di lei. E ho anche apprezzato questa cosa perché comunque, come dicevo, ha messo di nuovo il film su un livello un po' più adulto, un po' più maturo del solito, perché non ricordo finora nella saga di Harry Potter che ci sia mai stata una battuta sessuale così esplicita. E poi ovviamente dall'altro canto Jacob è ovvio, cioè è ovvio che rimanga completamente folgorato da Queenie. Prima di tutto perché vabbè è stupenda, è
cioè appena la vede rimane folgorato. Secondo, perché è una maga e quindi lui rimane completamente stupito da, da tutto quello che lei e tutti gli altri maghi riescono a fare. E terza cosa, che potrà sembrare una stronzata, ma secondo me non lo è, per lo strudel di Melle. Ragazzi, lui è un pasticcere. Comunque, questa potremmo definirla una deformazione professionale. Lei vede la donna che gli fa quello strudel magnifico, è ovvio che dice ti voglio sposare. Sarebbe come se noi incontrassimo una persona che è un massimo esperto di Harry Potter. È ovvio che questa cosa ci attrae, quando hai degli interessi comuni. E anche soltanto il loro modo di flirtare, che è totalmente naturale, cioè è la cosa più naturale che ci sia, perché non ci provano nemmeno. Jacob è che è ancora sotto effetto del veleno dell'animale, per questo è tutto stordito, sta sudando tantissimo e robe così. Jacob, quando vede Queenie, lui è lì tipo sei bellissima, e non riesce a dire nient'altro. E Queenie ride, Queenie si diverte, e perché riesce a leggere nella sua mente tutti i pensieri positivi e tutti i pensieri dolci, naturalmente anche un po' perversi, ma vabbè, intanto non è cosa sbagliata, che Jacob sta avendo su di lei. Ed è ovvio, cioè proprio è uno scambio mentale, qualcosa, non può esserci qualcosa di più puro del fatto che tu leggi i propri pensieri, guardi direttamente nella mente e sei per questo nel cuore di una persona. E mi è piaciuto anche solo il fatto che Queenie dice tutta imbarazzata a Tina, non sto civettando, perché sta leggendo nella mente, e c'è Tina che dice ma guarda sta qui che sta a fare la civetta, dattila regolata porca miseria, il primo uomo che vedi subito così, mamma mia. E successivamente, vabbè, loro vengono messi a letto e Newt scende nella valigia e chiama Jacob con sé. E qui arriva quella che per me è stata la scena più bella di tutto il film, quando loro appunto scendono nella valigetta. Prima di tutto Newt si preoccupa di curare la ferita di Jacob e ci introduce al veleno del velenottero, mi sembra si chiamasse, che dice che appunto sta studiando le proprietà di questa creatura, e comunque applica anche qualche pozione, qualche unguento sulla ferita di Jacob. E tenetelo a mente, perché su questo ci torneremo più avanti, sulla ferita di Jacob, secondo me è fondamentale. E successivamente lo porta fuori da questa sottospecie di capanna, dove questa casetta dove si trovano. E ci troviamo davanti a questo posto enorme, questo vasto, questa savana proprio con questi tutti questi biomi, che sembra quasi un set cinematografico. E qui tra l'altro mi sono chiesto, ma l'incantesimo di estensione quanto può estendere esattamente? Perché nella saga di Harry Potter l'abbiamo visto usare soprattutto da Hermione sulla sua pochette, sulla sua borsetta, che da quel che si capiva aveva più o meno le dimensioni di un container, era una roba molto grande. Però la valigetta di Newt è, non so, credo almeno mezzo chilometro quadrato da quello che sembra così a occhio, ci sono degli interi biomi. E ho detto, madonna, ma quanto cacchio c'è? A sto punto, perché cercarti casa quando puoi, non lo so, prendere una lattina di Coca-Cola, farci un incantesimo di estensione e costruirci un palazzo dentro? Non ti conviene a sto punto? Quella, la scena nella valigetta, quando vengono mostrati tutte le creature, tutti i biomi, io l'ho adorata la follia, perché era davvero magica. Cioè tu vedevi tutte quelle animali, tutte quelle creature che interagivano tra di loro, che facevano cose su questi sfondi magnifici, in questi ambienti magnifici, con questa colonna sonora stupenda di sottofondo. E tu ritornavi, io ero come la Kuma lì, a occhi aperti, spalancati, guardavo ogni singola cosa a bocca aperta, perché ero rimasto semplicemente folgorato, semplicemente sbalordito dalla bellezza di tutte quelle cose. E tutte le creature erano talmente ben fatte, cioè le creature che dovevano essere pericolose, maestose e intimorirti, lo erano, le vedevi e ti facevano quasi paura. E tutte le altre creature che dovevano essere comunque dolci e tenere, ti mettevano una tenerezza e un calore incredibile. Ed erano tutte molto ben fatte, perché una mia paura era che le creature fossero un po' troppo pasticcose con la CGI, o comunque pupazzose. Invece no, sono tutte molto realistiche. Forse soltanto i Mooncalf per il loro design sembravano un po' cartuneschi, ma erano comunque tenerissimi, comunque gli occhioni che ti guardavano. E una cosa che ho apprezzato tantissimo è anche il fatto che Newt, come appunto Newt si relazioni a queste creature, per il fatto che le tratta come se fosse la sua famiglia. È diverso da Hagrid, perché, cioè, allora, noi quando pensiamo nella saga di Harry Potter a un personaggio che ama gli animali, il primo che ci viene in mente è sempre Hagrid, è sempre stato lui. Però Hagrid credo sia un livello un po' diverso, perché lui apprezza le creature per quel che sono, nel complesso proprio della loro specie, delle loro caratteristiche. Newt apprezza le creature per le persone, per dire così, che sono, per i personaggi che sono. Allora lui è proprio affezionato ad ogni singola creatura, infatti dà anche i nomi alle creature, proprio dei nomi, come se avessi un gatto e lo chiamassi Micio Bau. Che cazzo di nome è Micio Bau? Però vabbè, avete capito il concetto. Che cazzo di nome è Micio Bau?
E questa cosa emerge soprattutto, credo, al massimo nella scena degli asticelli, dove lui cerca di rimettere sull'albero l'asticello che si porta dietro, tipo ho dimenticato il nome, vabbè, non riesco a ricordare tutti i nomi, ragazzi. Però lui non vuole, dice, ah, vedi, poi è per questo che gli altri mi accusano di favoritismo. E proprio capisci che lui ha proprio un legame diretto con tutte le creature. E una cosa che mi ha affascinato un sacco è stato l'Obscurus. Si chiamava Obscurus o Obscura? Non mi ricordo, mi sembra fosse Obscurus, vero? La prima volta che Jacob lo vede, che noi vediamo questo fumo nero, che è questa oscurità che è contenuta in questa bolla protettiva, non nego che il mio primo pensiero è stato che fosse un molliccio. Ho pensato, magari questo è l'aspetto di un molliccio che non ha ancora preso forma, il suo aspetto naturale. E infatti ero lì sulla sedia che dicevo, ti prego fai che quando Jacob si avvicina si trasformi in qualcosa di spaventoso, perché sarebbe stato fighissimo. Però no, invece era soltanto l'Obscurus, che vabbè, di questo però parleremo poi più avanti quando dovremmo trattare dell'Obscurus. E come ho detto anche nell'altro video, la cosa che mi è piaciuta è che oltre alla storia di Newt si sviluppassero anche altre storie in parallele. Per esempio quella dei secondi salesiani. Mary Lou, che è questa donna che è a capo di questa organizzazione, che da quel che ho capito credo sia una sottospecie di casa per gli orfani o comunque un orfanotrofio, perché a quel che mi è parso di capire tutti i bambini che vediamo che obbediscono agli ordini di Mary Lou sono suoi figli adottivi, è quello che mi è parso di capire. Che comunque lei manda questi bambini a fare propaganda per la città, tra cui anche Melody. Era Misery? Puttana, non mi ricordo, forse era Misery. Melody, Misery, vabbè, la ragazzina comunque, quella bionda, che noi pensiamo essere la ragazza di cui parla Graves. Ah, a proposito, Graves, porca miseria, mi sono scordato di Graves. Graves è un personaggio fantastico, a me è piaciuto un sacco, perché è questo Auror che lavora per il Makusa, che però non è totalmente buono. Cioè noi fin dall'inizio si capisce, quasi già dopo mezz'oretta, che Graves non la racconta giusta, c'è qualcosa di oscuro dietro di lui, c'è qualcosa di malvagio. E infatti Graves si riunisce in segreto con Credence, che è il personaggio interpretato da Ezra Miller, di cui tra l'altro ha dato veramente... Ezra Miller è stato bravissimo con Credence, è stato un personaggio fantastico per come l'ha interpretato. Anche Credence è uno dei figli adottivi di Mary Lou, che si riunisce in nascosto con Graves, perché a quanto pare Graves ha avuto questa visione dove ha visto che questo bambino o questa bambina, dato che non sa il sesso, dotato di un incredibile potere, si trova vicino a Mary Lou e vuole che Credence trovi questo bambino o questa bambina, dato che lui non è capace, dato che comunque Credence è spesso a contatto con i bambini. E qui inizia quella sottospecie di, come dire, di gioco di equivoci che cerca di distogliere la tua attenzione, cerca di portarti fuori strada, perché sembra tanto che la bambina di cui parla la profezia sia la sorellina appunto di Credence, anche perché la vediamo in un sacco di inquadrature. C'è questa parte che c'è lei che canta sta canzone sulle streghe che devono morire, che l'ho visto e ho detto Madonna, Satana, sei tu? Con le streghe che devono morire affogate, impiccate, bruciate. E vediamo un sacco di inquadrature, c'è quella scena in cui lei esce e inizia a sparpagliare i volantini ovunque, che dici, ah, continua a mostrarcela perché lei è importante. C'è poi quella scena in cui tutti quanti vanno dal ministro, dal direttore della casa editrice, del giornale, il signor Shaw, e chiedono a Shaw di pubblicare appunto sul loro giornale la loro storia sui maghi, solo che lui rifiuta. E qui vediamo la bambina che guarda con suo sguardo assassino tutti quanti e dici merda, ora fa il culo a tutti, sta per succedere qualcosa. E vedi di fanto lì c'è Credence che sta tremando e ha paura, e tu pensi ah, Credence ha paura perché sa del potere della bambina, ha paura che lo scateni su di loro. E anche quando poi Graves, ogni volta che Graves e Credence si incontrano, che Graves gli chiede l'hai trovata? E Credence dice no, non l'ho ancora trovata, e capisci che sta mentendo. Tu però pensi che stia mentendo perché vuole proteggere sua sorella, invece no, poi scopri che sta mentendo perché in realtà il ragazzo della profezia era lui. Nel frattempo Newt e Jacob partono alla ricerca degli animali che sono usciti. C'è questa scena che io vi giuro ho amato alla follia, quando Newt passa davanti alla gioielleria e c'è nella vetrina lo snaso che sta tutto teso così, che cerca di non farsi vedere, e Newt ci passa davanti
non lo nota, poi torna indietro, lo vede e lo guarda come per dire: davvero? Davvero lo stai facendo? E c'è tutta questa scena bellissima di lui che lo rincorre. Cioè, lo Snaso è una figura, è una spalla comica fantastica. Io l'ho adorata. E vi assicuro, lo dico, lo nego, diventerà la nuova mascotte della saga. Non ho dubbi, guarda, non ho dubbi su questo. Per Harry Potter sono stati doni della morte le mascotte, comunque il simbolo generale. Ecco, ora vi giuro, ci sarà la gente che andrà con il peluche grosso dello Snaso appeso al collo. Non ho dubbi su questo. Poi finalmente catturato lo Snaso, se ne vanno allo zoo di Central Park a cercare l'Erupment. E qui c'è questa scena davvero bella che mi è piaciuto sul fatto, molto divertente, sull'Erupment che cerca di rincorrere Jacob perché vuole accoppiarsi con lui. Ecco, questa è una scena che, messa in un qualsiasi altro film, se ci fosse stato un film comico, una commedia, dove un animale rincorreva un personaggio perché voleva accoppiarsi con lui, mi avrebbe dato fastidio perché l'avrei trovato un tipo di umorismo infantile e non necessario. In questo contesto però mi ha fatto morire dal ridere perché era perfettamente incastrato con il contesto della trama. La trama si gira sugli animali fantastici, quel particolare animale in quel momento era in calore e aveva bisogno di accoppiarsi, Jacob ha fatto quella stronzata di versarsi il muschio addosso e quindi tutto quello che è successo era giusto, era normale e mi ha fatto morire dal ridere per come è stata gestita. Poi vabbè, finalmente riescono a catturare degli animali, entrano nella valigetta, si chiudono, arriva Tina che li aveva rincorsi, prende la valigetta e si reca al Ministero della Magia, al Magusa, continuo a chiamarlo Ministero della Magia per abitudine, scusate, al Magusa, per consegnare la valigetta perché vuole cercare di rimediare agli errori. Nel frattempo però c'è stata questa serata di gala dove il figlio del proprietario della stampa lì, del signor Shaw, mi ricordo soltanto che il cognome della famiglia Shaw, che appunto è un senatore che vuole diventare presidente degli stati, presidente appunto, o sindaco, adesso non mi ricordo, che viene aggredito appunto da questa creatura che si aggira per la città fin da inizio film, che è uno degli antagonisti principali, che non si sa cosa sia, se è una creatura di Newt o cos'altro, e appunto questa creatura causa la morte, cioè questa è la prima morte seria che avviene nel film, a parte quella dei duellanti di Grindelwald all'inizio. A parte che non negherò che credo che gli unici personaggi totalmente inutili siano stati i Shaw, appunto, il direttore della stampa, del giornale, appunto, e suo figlio. Perché, boh, non è che avessero molta importanza nel film, cioè capisco che fossero necessari perché Credence doveva uccidere qualcuno perché poi tutti gli altri gli andassero contro. Però, non lo so, secondo me avrebbe potuto scegliere un personaggio un po' più interessante perché non me ne fregava molto dei Shaw. Poi Tina, appunto, arriva al Macusa e scopre che al Macusa sono stati riuniti tutti i vertici, tutti i maghi più importanti, i capi mondiali, appunto, in una conferenza internazionale, perché questa misteriosa creatura ha causato la morte, ha causato la morte di un babbano e ha messo a repentaglio lo statuto internazionale di segretezza. E qua c'è una scena che mi è ritornata in mente che ho capito soltanto dopo, dove quel ministro francese dice qualcosa, si lamenta, e qualcun altro gli dice tipo: ah, non starò a sentire nulla detto dalla persona che si è fatto sfuggire Gellert Grindelwald. E in quel momento l'inquadratura successiva passa subito su Graves, in foreshadowing, lì lo vedi nell'ombra. Come appena dice Gellert Grindelwald, passa su di lui. E questa è una cosa bellissima che capisci soltanto quando scopri la vera identità di Graves. Appunto, arriva Tina, porta la sua valigetta, parla dei mostri che sono usciti e di Scamandro. E tutti quanti qui pensano che quello che ha causato la morte del senatore sia stato una creatura di Scamandro. Però Newt giustamente dice: no, ma guardate i segni, non sono stato io, questo è stato un Obscurus. E qua viene di nuovo portato il concetto dell'Obscurus. Loro vengono fatti imprigionare e Jacob giustamente chiede cos'è un Obscurus. E qui Newt spiega che soprattutto in passato, quando i maghi venivano ancora terribilmente processati, comunque erano visti di malocchio e era un po' una dura realtà vivere essendo un mago, un sacco di bambini, quando cominciavano a sviluppare le prime capacità magiche, cercavano di reprimerle perché volevano essere normali, non volevano essere dei maghi. Però reprimere la magia è una cosa non molto consigliata, a quanto pare, perché se tu reprimi la magia in maniera ossessiva, magari subendo anche abusi, avendo paura, essendo in una particolare condizione psicologica, questa magia rischia di scatenarsi in maniera imprevedibile, creando questo obscuro, cioè diventando questa forza distruttiva della natura, questa forza magica che distrugge tutto quanto. Ragazzi, vi ricorda qualcosa? Credo che tutti quanti qui abbiamo pensato ad una persona ben precisa, perché questa cosa di un personaggio che reprimeva la propria magia e che poi esplosa perché non riusciva a controllarla non ci è nuova.
Sto ovviamente parlando di Arianna Silente, della sorellina di Abus e di Aberforth, che ha avuto una storia praticamente uguale. La storia di Arianna la conosciamo bene, anch'io ne ho parlato in un video, nel video su Silente, sul fatto che appunto lei era stata vista fare delle magie da dei babbani, è stata aggredita, per questo ha avuto paura delle proprie capacità magiche, ha cercato di sopprimerle, però questa cosa ha finito per distruggerla. Aberforth l'ha proprio detto che questa magia si è ricontorta dentro di lei e quando meno se l'aspettava finiva per uscire fuori ed era distruttiva, ed è esattamente la stessa descrizione che viene fatta dell'Obscurus. Quindi sarei molto tentato, quasi al 90%, di pensare che Arianna fosse una forma di Obscurus. E questa cosa è fondamentale, perché si ricollegherà poi al finale del film, ma per ora continuiamo col nostro ordine un po' sballato. Tra l'altro nel frattempo Graves e Credence continuano a incontrarsi in segreto perché Graves continua a far pressione e qui Credence dice di essere molto spaventato e per tranquillizzarlo Graves gli passa una cosa, gli passa la collana dei doni della morte. E già lì tutti, oh, di Sibilio! E allora ragazzi, questa è stata una scena abbastanza veloce, nel senso, se ci fate caso, non viene neanche inquadrata la collana di Doni della Morte. Cioè, tu la vedi in una mezza inquadratura che è lì che pende e capisci che è quella, però non viene mai mostrata. Cioè, io mi aspettavo ci fosse anche soltanto un'inquadratura della mano di Credence che tiene la collana, ma niente. E gli dice appunto, se avrai bisogno di me, tocca la collana e arriverò. Questo è stato il primo momento in cui ho collegato Graves a Grindelwald. Perché prima dicevo, ok, non è propriamente buono, c'è qualcosa di strano. Però appena ho visto i doni della morte, dato che qua siamo nel 1920, la prima cosa che ho pensato è stata Grindelwald, perché Grindelwald era quello che cercava i doni della morte, oltre a Silente, vabbè, tutti gli altri, però il primo che mi è venuto in mente è stato lui. Però ho detto, ah ok, allora si vede che molto probabilmente Graves è in combutta con Grindelwald, e qualche suo seguace, magari tipo, non lo so, il suo braccio destro, un suo subordinato, qualcosa del genere. Non avevo ancora pensato che fosse proprio lui Grindelwald. E una cosa che stavo notando, sempre collegandolo più o meno, nel senso, notavo che Graves era molto espansivo con Credence. Cioè continuava ad abbracciarlo, a starsi lì, era sempre lì. Ho detto, minchia, sti cose, fa poco parte il limone duro. Cioè, ho detto, sembra, non tanto da Credence, perché Credence lo vedo molto spaventato, ma Graves è molto affettivo. Ho detto, secondo me Graves è omosessuale. Però ho detto, che palle, spero che non facciano di nuovo. Non è che adesso tutti i maghi malvagi devono essere gay. Cioè, l'hai già fatto con Grindelwald e con Silente. Va bene, ora lascio da qui. E anche qui stavo già pensando a Grindelwald, ma in un modo un po' diverso. Stavo facendo un paragone tra i due. Ah, poi un'altra scena, mi sono dimenticato prima, scusate, perché sto andando un po' a memoria. C'è l'interrogatorio fra Newt e Graves, dove viene parlato dell'Obscurus, perché trovano l'Obscurus che c'è nella valigetta di Scamander. E lui spiega che non c'entra niente, perché quell'Obscurus è un Obscurus particolare che ha distaccato da una ragazzina in Sudan. Racconta questa storia perché ha detto che anni fa in Sudan hanno trovato questa ragazzina che aveva questo terribile Obscurus, che però quando è stato tolto ha ucciso la ragazzina. Rimuovere l'Obscurus ha causato la morte della ragazzina, da quel che ricordo. E spiega che è totalmente innocuo perché è contenuto in quella bolla, però loro non gli credono. Credo che qui Scamander abbia capito la vera identità di Graves, perché durante l'interrogatorio lui dice, ah, cos'è che pensi che io lo stia facendo per il bene superiore? Cioè lui fa questa diretta citazione al bene superiore. Non ho capito se però fosse perché lui voleva intendere che appunto non era un seguace di Grindelwald, o se fosse appunto un'occhiatina al fatto che lui fosse Grindelwald, che Graves fosse Grindelwald. Perché qui emerge una cosa importante, in quanto Scamander dice che lui non ha fatto niente, lui non avrebbe ragione di... È stato un incidente, non è colpa sua se gli animali sono fuoriusciti. Lui dice, io non voglio cercare di rivelare la comunità dei maghi per portarli fuori dalla clandestinità come vuole fare Grindelwald. Perché è quello che Grindelwald vuole fare. Vuole portare i maghi fuori dalla clandestinità per dominare sui babbani. E questa cosa tornerà dopo alla fine, questa cosa ricordatevela bene. Però comunque Newt viene considerato colpevole e sia Newt che Tina, dato che era sua complice, vengono condannati a morte. E ho detto qui, ho visto che erano le bacchette conto, ho detto merda, ma non è che adesso gli fanno una Avada Kedavra lì davanti? E ci ho pensato un po' su sta cosa, stamattina tra l'altro, perché ho detto, la Avada Kedavra potrebbe essere usato come metodo di esecuzione, perché sembrerebbe la cosa più ovvia, anziché fare tutta quella roba lì dove vengono fatti scendere in quella melma radioattiva che consuma tutto. Però credo che non sia così facile uccidere qualcuno con la Avada Kedavra, perché se ricordiamo bene, le maledizioni senza perdono, per essere eseguite al pieno della loro potenza, devono essere evolute.
quando Harry prova a usare il cruccio su Bellatrix, non ha effetto la prima volta perché non lo desidera davvero, non è malvagio, per dire così. Quindi credo che per poter usare la fata che darà su una persona, tu devi volerla uccidere a tutti i costi. E per quanto tu possa essere un boia, per dire così, che è proprio un addetto all'ammazzare le persone criminali, non riusciresti, secondo me, ad uccidere con una vada che darà qualcuno che, per dire, non ti ha fatto niente, contro cui tu non hai alcun tipo di odio. Per questo credo che abbiano usato quell'espediente della sedia che scende nel vuoto. Che tra l'altro è molto bello, se ci pensate, perché quando Tina arriva le vengono estrapolate le memorie e vengono mostrate delle memorie belle, delle memorie positive. Come per dire che lei, come a convincerla che sta andando verso un posto migliore, verso la morte che è un posto migliore. Che è una cosa molto bella perché rende un po' meno crudele la morte. Nel senso, sì, è vero, ti dobbiamo ammazzare, ma almeno cerchiamo di farlo nel modo migliore. Questa è una cosa che ho apprezzato. E tra l'altro nel vortice di ricordi di Tina vediamo anche finalmente quello che è successo, per cui lei non è più un Auror. In quanto scopriamo che lei ha aggredito Mary Lou mentre stava cercando di picchiare Credence e tutti gli altri, proprio perché non riusciva a sopportare l'idea che lei facesse delle violenze sui suoi figli adottivi. Solo che facendo così ha infranto terribilmente il codice, appunto lo statuto internazionale di segretezza, perché aggredire i babbani è severamente vietato. Ad ogni modo loro qua riescono a salvarsi. Queenie, che riesce a leggere nella mente, sente il pericolo, capisce che Tina è in pericolo, salva, recupera Jacob, recupera la valigetta, li prende tutti quanti e li fa nascondere nella valigetta e riescono a scappare. Recuperano gli ultimi due animali che erano scappati, su questo non mi soffermo, se no non finiamo più, scene bellissime comunque. Ci ritroviamo in questa scena dove sono tutti nella valigetta di Scamander e qui emerge un particolare molto interessante che spero rivedremo in futuro, sicuramente ci sarà perché altrimenti non l'avrebbero citato, sul passato di Scamander. Perché quindi trova questa fotografia di questa ragazza che si scopre essere una Lestrange. E qui ho detto, wow, ok, una Lestrange? Porca miseria. Perché a quanto pare, quando Newt era più giovane ed era ancora ad Hogwarts, aveva avuto questa storia, si era innamorata di questa ragazza che era una Lestrange. Ma le cose non erano funzionate molto bene tra di loro, le loro vite hanno preso strade diverse, anche perché probabilmente per il fatto che Newt è stato mandato via da Hogwarts. E quindi, leggendo nella sua mente, dice questa cosa sul fatto che lei era una che prendeva solo e non dava mai. Quindi, boh, ci sono queste allusioni a questo rapporto, questo triste rapporto amoroso del passato di Newt, che probabilmente affronteranno in futuro, e sono davvero molto molto curioso di sapere di cosa si tratta. Leggendo un po' su internet, da quello che ho capito potrebbe essere che questa particolare Lestrange sia la zia di Rodolphus Lestrange, ovvero il marito di Bellatrix. Però non lo so, sono robe strane, si dovrebbero vedere un po' gli alberi genealogici, che so che esistono. E quindi iniziamo a spostarci verso l'ultima parte del film. Siamo nella casa di Mary Lou. E Credence, mentre cerca sotto il letto della sorella, trova una bacchetta. E trovando questa bacchetta si rivolge alla sorella e fa: dove l'hai presa? La sorella dice, tutta impaurita, fa: no, era soltanto una cosa che ho trovato, un giocattolo, non sapevo cosa fosse. E qui tu pensi che Credence abbia trovato la bacchetta della sorella di Melody o Mercy, non mi ricordo il suo cazzo di nome, e che lei sia in realtà una maga che stia mentendo. Mentre in realtà poi capisci che quella bacchetta in realtà apparteneva a Credence, che lui la stesse nascondendo, e che effettivamente la sorella l'ha trovata e la usava come un giocattolo. Vengono beccati dalla madre, da Mary Lou. Qui Mary Lou prende la bacchetta, la spezza in due perché non accetta questa cosa, insulta la madre della bambina perché dice che era una strega, che era un'aberrazione della natura, tutte queste cose qui, e si prepara a punirli. E noi vediamo, c'è questa scena appunto della cintura che vola via. La cintura vola via, l'Obscurus viene liberato e ammazza la madre, ammazza Mary Lou. E qua tu di nuovo pensi, porca miseria, che sia stata la bambina. L'Obscurus quindi scappa via e successivamente Credence richiama a sé Graves, cioè toccando probabilmente il dono della morte. Graves arriva e Graves pensa appunto che sia stata la sorella l'Obscurus. Infatti insulta Credence, perché pensando che non ha più bisogno di lui, gli dice effettivamente che lui è un mago, no. Gli dice, perché effettivamente tutto quello che loro stavano facendo, Credence aiutava Graves perché sperava, perché Graves gli aveva promesso che gli avrebbe insegnato a usare la magia. Però appena Graves
crede di aver individuato l'Obscurus nella sorella di Credence, lo molla lì, dice che non me ne frega più un cazzo, dice non mi servi a niente, se un mago no, lo insulta di brutto, si addentra in questo corridoio buio, dice va lì, cerca di aiutarla, pensando appunto che sia lei l'Obscurus, però qua si scopre in realtà che non è lei l'Obscurus, ma che è Credence che comincia a scatenare tutta la sua furia. E qui Graves ovviamente si pente amaramente, dice no, ok, posso ancora aiutarti, dice poi so che puoi controllare la tua forza, so che qua Credence è incazzato nero, giustamente, e decide, dice no, non penso di volerlo farlo, e scatena tutta la sua furia e si riversa su New York in questo fumo nero e rosso che distrugge tutto quanto. E qua Graves capisce di aver fatto un po' una cazzata. E qui parte la caccia a Credence, dato che tutti lo cercano. Parte Graves, partono Newt e gli altri, il Makuza anche lui manda i suoi Auror. Arriviamo in questa strada davanti alla stazione. Credence si rifugia in questa stazione, gli altri lo inseguono. Assistiamo a questo scontro tra Tina e Graves, dove già si inizia a capire, comunque mi è piaciuto un sacco perché si capisce che Tina è impacciata. Cioè, Tina prova a combattere, ma Graves ha una notevole superiorità nel duello su di lei, e questa cosa si vede, infatti cioè, la sbaraglia quasi subito, e lei è molto impacciata e si nota questa cosa. Newt nel frattempo entra nella stazione dei treni nei sotterranei, trova Credence e cerca di parlare, lui è bravo a parlare, questo è il fatto. Se notate, in quella scena, quando parla con Credence, parla in maniera molto pacata e con tutto un linguaggio del corpo molto tranquillizzante, come se stesse cercando di parlare, come se stesse parlando appunto con una creatura magica. Là più che mai si nota la sua abilità nel saper calmare tutti gli esseri, cioè tutte le creature magiche con cui ha trattato. E anche Credence, anche se è un essere umano, si avvicina a lui e dice tranquillo, adesso mi abbasso, adesso mi avvicino a te. Tutto quanto ci parla, cerca di tranquillizzarlo perché sa come deve comportarsi in una simile situazione. Poi ovviamente però deve arrivare Graves a rompere le palle. Graves e Scamander duellano e Scamander perde. E questa è una cosa che ho adorato un sacco, perché Scamander non è bravo a duellare. Lui è sì una persona intelligente, ha un sacco di conoscenze sulle creature, su queste cose, ma non ha conoscenze belliche, non sa duellare, ed è per questo che perde. E questa è una cosa giustissima, io mi sarei incazzato davvero un sacco se all'improvviso si sarebbe dimostrato bravissimo con la bacchetta. E mentre loro combattono arrivano anche questi Auror del Makuza che iniziano a racchiudere in una bolla protettiva questa zona davanti ai babbani, tra l'altro tutte queste cose i babbani lo vedono, quindi in quel momento il mondo magico è completamente esposto. Arriva anche Tina nei sotterranei, ci troviamo appunto con Newt e Tina che cercano di parlare con Credence e portarla dalla loro, e dall'altro lato c'è Graves che cerca appunto di conquistare la fiducia di Credence perché lui vuole usarlo palesemente come un'arma, e questo è quello che interessa a lui di Credence, non per altro, vuole usare l'Obscurus come un'arma, probabilmente credo per il fatto che essendo lui Grindelwald ed essendo che appunto ha già visto cosa Ariana era in grado di fare, dice ecco, se io avessi un Obscurus dalla mia parte e potessi controllarlo, avrei una grandissima arma da usare, una potentissima arma magica da usare. Sembrerebbe che Newt e Tina stiano riuscendo nel loro intento di calmare Credence, quando però ovviamente arrivano gli Auror che non ascoltano niente, cominciano tutti a scagliare maledizioni contro di Credence e credo che lo uccidano. Da quello che ho capito io, come l'ho intesa quella scena lì, Credence muore, viene distrutto e si evapora nel nulla. Qui gli Auror cercano di catturare Graves perché hanno capito che è malvagio. Inizia questo duello dove tipo Graves, io ho detto ok, Graves si farà catturare, adesso ci sono 30 miliardi di maghi, invece no, lui inizia a combattere, gli Auror si scagliano contro di lui, ci sono tipo in 56, lui però li tiene tutti a bada, e qui ho detto wow, come cazzo è possibile che Graves abbia tutto questo potere, qualcosa non va, ho detto qualcosa qui non va assolutamente, Graves non è chi dice di essere, qua che ho capito davvero, non ho avuto più dubbi sul fatto che Graves fosse qualcun altro. Sta per scappare, solo che appunto Newt tira fuori il suo velenottero e riesce a catturarlo, e si scopre appunto che in realtà lui è Grindelwald. Lì per lì è stato sul momento un colpo di scena per me, ma tempo 3 secondi ho detto cazzo, era ovvio, cioè se ci pensate tutto quello che succedeva nel film portava verso questa cosa, per via dei doni, per via di tutti i discorsi che Graves faceva, sul fatto che appunto Graves stesse cercando, si capiva dopo un po' che Graves stesse cercando di fare di tutto per smascherare il mondo magico e tirare fuori i maghi fuori dalla clandestinità, e anche quello che dicevo prima sul fatto che Graves fosse molto espansivo nei confronti di Credence, beh sì, è perché era effettivamente gay, quindi sì,
quella cosa, tutte quelle scene mi sono tornate, tutto quanto tornava effettivamente. Una cosa che però mi è parso di notare è che Grindelwald non avesse con sé la bacchetta di Sambuco, che data la timeline, data la sua età, dato che lui l'ha rubato quando era giovane, qui ha già 40-50 anni, dovrebbe avere. E credo che non la tenesse con sé per il semplice fatto che doveva interpretare il personaggio di Graves, cioè lui doveva spacciarsi per Graves e usare anche la sua bacchetta dunque. E molti si sono chiesti giustamente, ma com'è possibile che lui abbia mantenuto per tutto questo tempo le fattezze di Graves? Ha usato la pozione pollisucco? Graves esiste veramente o non è mai esistito? Dov'è? C'è stato un caso alla Malocchio Moody? Secondo me lui ha semplicemente usato un incantesimo di disillusione, perché nel capitolo di King's Cross, quando Harry muore, tra file di virgolette, e parla con Silente, Silente, quando racconta dei doni, dice che loro non, a loro non interessava più di tanto, a lui e Grindelwald intendo, non interessava più di tanto il mantello dell'invisibilità, perché erano entrambi in grado di produrre degli incantesimi di disillusione potentissimi. Quindi credo che, a maggior ragione, sia perché Grindelwald aveva dei poteri magici incredibili, sia perché probabilmente ha usato la bacchetta di Sambuco, è riuscito a farsi questo travestimento quasi perenne, quasi infinito su di lui, che l'ha mantenuto nelle fattezze di Graves. Poi sì, sul fatto che Grindelwald fosse interpretato Johnny Depp, non posso dire niente. Si è visto troppo poco, non ha parlato più di tanto. Molti dicono, però è brutto, come ha fatto Silente a innamorarsi di un coso così? Però credo sia stato anche un po' un effetto Tom Riddle, nel senso anche Tom Riddle era un figo della Madonna, però poi quando è entrato in contatto con le arti oscure è stato cambiato definitivamente. Grindelwald non si è spinto così tanto, ma anche lui in qualche modo sarà stato cambiato. Vabbè, è palese che Grindelwald evaderà, perché cioè, anche se non sapessi la storia, lui dice vediamo se sarete bravi a tenermi, che fa capire subito che non ce la faranno mai a tenerlo e che già nel prossimo film probabilmente si aprirà con Grindelwald che vale. E va bene, a me non è dispiaciuto il fatto che Grindelwald sia stato mostrato così e che si fosse scoperto che era lui, perché ci stava per i fini della storia. Perché Grindelwald è andato in America sapendo che c'era una situazione molto instabile, cercando di rovesciare il governo e di portare i maghi fuori dalla clandestinità. Probabilmente mentre era lì ha scoperto questo Obscurus, ha scoperto Credence e cercava di impossessarsi anche dell'Obscurus per usarlo come arma. Quindi tutto torna, questo sì, va bene che sia lì. L'unica cosa che mi ha dato veramente fastidio che fosse, per il motivo che fosse lì, è che così facendo distoglie tutta l'attenzione dalla morte di Credence. Cioè, in quel momento io mi aspettavo che Newt partisse con un discorso buonista sul fatto che non è una vera vittoria, perché una persona è morta, una persona è innocente, Credence era innocente ed era morta non perché gli altri sono stati malvagi, ma perché i buoni non sono stati abbastanza bravi in quello che facevano per salvarlo. Ma il reveal di Grindelwald, il fatto che il colpo di scena su Grindelwald toglie completamente l'attenzione da questa cosa e ti dimentichi quasi che una persona è morta, non viene cagato, e questo non viene dato peso al fatto che loro hanno brutalmente, tutti gli Auror hanno brutalmente assassinato una persona innocente. E questa è una cosa che mi aveva dato davvero davvero fastidio. Rimane poi però effettivamente il problema dei babbani, perché ora tutti sanno dell'esistenza del mondo magico e si usa questo espediente appunto del veleno del velenottero, che a quanto pare ha delle proprietà obliviatrici. Viene liberato il tuono alato appunto, che fa cadere questa pioggia, che fa dimenticare i babbani tutto quanto, anche se non ho capito bene come funzioni, perché ok, va bene la gente che è in strada, posso ancora capirlo, ma quelli dentro le case? Perché sì, si vede gente che beve acqua, gente che è sotto la doccia. Però, boh, effettivamente mi sembra un po' strano. Mi è sembrata una leggera forzatura, ma l'ho accettato perché non vedo come altro avrebbero potuto risolvere la cosa. E qui si arriva al problema di Jacob, che è quello che mi aveva un po' preoccupato per tutto il film. Perché io dicevo, io amavo Jacob, ho detto, porca miseria, per un babbano è ovvio che alla fine del film dovranno cancellargli la memoria, perché non può rimanere così. E quella scena, quando loro escono dall'uscita della metropolitana e lui deve uscire nell'acqua, nella pioggia, è stata una delle scene proprio più piene di pathos di tutto il film, ma forse anche di tutta la saga. Io quella scena mi ha fatto impazzire, perché di nuovo Jacob si riferiva a noi, quelli eravamo noi alla fine del film, che dovevamo andarcene ma non volevamo lasciare quel mondo, perché quel mondo è il mondo che più amiamo. E qui appunto lui esce nella pioggia e Queenie arriva con un ombrello e lo bacia, e questa scena è stata davvero bellissima, perché mi ha messo una tenerezza, cioè fra poco mi stavo commuovendo in quella scena, per dire, perché i personaggi mi ero già affezionato in una maniera incredibile, a tutti i personaggi.
E poi quando Jacob si è ritrovato da solo sperduto nella pioggia, non lo so, ho sentito una stretta al cuore, perché mi dispiace un sacco per lui, avevo enfatizzato talmente tanto con quel personaggio. E boh, dopo assistiamo alla partenza di Newt, dove Tina appunto dice, cita per la prima volta il nome del film, che dice che non vedo l'ora di leggere il tuo Animali Fantastici e dove trovarli. E qui ci troviamo, qua notiamo una cosa, riemerge quella cosa che avevo detto nel video scorso, sul fatto che Newt è molto timido quando deve relazionarsi con le persone, perché se noi non notiamo, è lì, non sa cosa fare, non sa come comportarsi, se ne va via, torna indietro e fa, vabbè, magari sai, potrei tornare, portartela di persona, robe così, sale sul pontile, si ferma a metà e sembra che stia per tornare, ma poi va avanti, perché probabilmente perché... Sai, lui vorrebbe fare qualcosa, magari, non lo so, magari vorrebbe baciare Tina o che ne so, però è troppo timido, non riesce a farlo e quindi semplicemente va e rimanda la cosa dopo. Però come ben sappiamo, prima di andarsene, Newt scambia la sua valigetta con quella di Jacob che sta uscendo dalla fabbrica, lascia tutti i gusci, quelli d'argento, in modo che lui possa aprire la sua pasticceria. E poi l'ultima scena del film, proprio vediamo la pasticceria di Jacob, fa tutti questi pasticcini che hanno le forme delle creature che a quanto pare in un modo o nell'altro se le ricorda, probabilmente nei sogni e robe così. E successivamente vediamo lui dietro il bancone che vede Queenie, la guarda e si tocca il marchio dietro e sorride perché si ricorda, cioè noi da quell'ultimo sorriso capiamo che lui effettivamente all'improvviso ha ricordato tutto quanto. E io questo ho un paio di teorie sul perché, ce ne sono varie. Secondo me prima di tutto è perché quando hanno cancellato la memoria tutti, lui è stato, è vero che comunque lui è stato baciato, quindi non lo so, magari il fatto che mentre stava cancellando la memoria ha baciato, quindi qualcosa in qualche modo sia, sai, quel contatto diversamente dagli altri l'ha aiutato di più. C'è da dire che lui ha visto la magia molto più degli altri babbani. Gli altri babbani l'hanno visto per una decina di minuti, lui per più ore ed è stato immerso, ed è stato a stretto contatto. Ma soprattutto il morso. Io sapevo che il morso sarebbe tornato perché non è mai andato via. Cioè, se non sarebbe servito, cioè, normalmente sarebbe scomparso subito, istantaneamente, quando l'avrebbe curato, data la magia dei maghi. Però dato che continuava a rimanere detto, quel morso sicuramente gli tornerà più utile in futuro. Una mia teoria, anche se sarebbe un po' scientifica, è che effettivamente quel morso e soprattutto l'antidoto che gli è stato dato in qualche modo abbia alterato la sua fisionomia, la sua percezione, gli abbia dato una sottospecie di resistenza magari al veleno del velenottero, cioè a quella sostanza che aveva cancellato la memoria a tutti, un po' come un vaccino, cioè un po' proprio come se fosse un vaccino che appunto gli ha fatto sviluppare delle difese immunitarie verso il resto delle cose, oppure semplicemente, sai, vedendo Queenie si è ricordato, ha avuto un impatto e gli sono tornati i ricordi. Però sono comunque stato contentissimo, perché non so se lo vedremo in futuro, ma io spero proprio di sì, perché lo adoro Jacob. E per quel che riguarda il futuro della saga, ecco, io avrei sperato che ci fosse un finale un po' più aperto, nel senso che questo finale è molto autoconclusivo, cioè capiamo che sicuramente Grindelwald tornerà in futuro, però Grindelwald era stato tizio cattivo, l'hanno preso, boh, non c'è niente che ci dica cosa succederà dopo. Si sa che nel prossimo film andremo a Parigi, quello è stato confermato, dato che a quanto pare le città cambieranno ogni volta. Quello che però mi chiedo è come ci incasseranno Newt. Su internet ci sono varie teorie, perché molti dicono, si basano sul rapporto tra Newt e Silente, perché alcuni dicono che magari Silente abbia spedito Newt in giro per il mondo alla ricerca degli Obscurus, perché magari sapendo di sua sorella ha mandato Newt in Sudan per occuparsi di quell'altra bambina. Poi magari appunto ha scoperto anche di Credence, l'ha mandato qui, perché si capisce che quando lui arriva a New York dice che a tutti dice, ah sì, sono qui per comprare qualcosa, non mi ricordo quel che dice, per cercare un uovo, qualche strana creatura. Però capiamo che non è quello il suo vero scopo. Lui dice che il suo vero scopo sia liberare il tuo alato. Però secondo me potrebbe essere che ci sia veramente un terzo scopo, magari appunto che lui sia stato inviato lì da qualcuno. E non lo so, sono sicuro che adesso in futuro usciranno un sacco di cose, un sacco di teorie, ci ritornerò su anch'io. Questo video è già venuto lungo abbastanza, quindi se ci mettiamo anche a discutere di tutte le teorie non finiremo più. Io spero davvero di aver detto tutto, se no in qualche modo integrerò nei prossimi video e aggiungerò cose, perché tanto questo è l'inizio di una nuova era della magia, quindi sicuramente ne avremo ancora per molto da discutere in futuro. Dunque, come al solito, io vi ringrazio per aver seguito questo lunghissimo sermone, perché so già che sarà lunghissimo perché ho idea di quanto ho parlato, e ditemi cosa ne pensate, ditemi le vostre teorie, ditemi tutto quello che vi viene in mente nei commenti e sarò contentissimo di leggere e vedere un po' quale cose emergono.
Per ora è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!